Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh. Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach HaKodesh. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone, GMS, che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, Israele, che sono sparsi nei quattro punti della terra, rischiando la propria vita e facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. Shalom. Yahweh è il vero nome del Padre Onnipotente, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Dio. E il nome di suo figlio è Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Questi sono nomi ebraici, ok? Ebraico antico. E i malvagi che stanno governando questo regno di oggi hanno cambiato questi nomi qui, che sono nomi molto importanti. Sono i nomi di cui, attraverso chi viene la salvezza. Senza questi nomi non ci può essere salvezza. Dunque sono ispirato a fare questa lezione dopo aver visto la lezione che ha fatto l'Apostolo Gabbar, parlando, diciamo, della famiglia di Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Colui che il mondo dall'ignoranza dice, con ignoranza e inganno, dice che è senza padre. È senza padre, cioè ha avuto solamente una madre. E la madre è stata messa incinta da un angelo, chissà cosa, dallo Spirito Santo. Queste sono favole. Non è nulla di vero. Queste sono delle filosofie greche che ti svieranno, che vi svieranno. Ok? Ho già fatto una lezione riguardo questo soggetto. Se guardate giù vedrete il titolo, Maria non era vergine. Ok? E lì ho tirato fuori tutti i precetti. Ma qui ci sono dei precetti che ho preso dall'Apostolo che vi fanno capire e vedere bene che Yahweh Shai, colui che il mondo chiama Gesù dall'ignoranza, aveva una madre, aveva un padre, aveva fratelli, aveva sorelle anche. Era il primo della sua famiglia. Ok? Ora andiamo a vedere. Intanto ho messo questa immagine scrivendo padre Gesù senza padre. Vedete, queste sono immagini del Rinascimento. Non ha nulla a che fare con la verità, ok? Voglio iniziare leggendo dal libro di Matteo, capitolo 13, e vado a iniziare a leggere dal versetto 54. Anzi, andiamo a prenderlo direttamente qui. Leggo dal versetto 53. E dice: quando Yahweh Shai ebbe finito queste parabole, parte di là, recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano: da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Allora Yahweh Shai è tornato nella sua patria, ok? Gerusalemme, Betlemme. Ok? Betlemme, sì. Betlemme, scusatemi, ok? Era tornato nella sua patria a insegnare. E che cosa succede? È andato nella sinagoga, la gente era stupiva di come parlava. Vedeva che aveva un sacco di conoscenza, erano stupiti. E cosa dicono? Non è questo il figlio del falegname? Il suo padre era un falegname, anche lui era falegname. Sua madre non si chiama Maria?
e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. E vedete, la gente a quell'epoca sapeva che aveva una madre, aveva un padre, aveva fratelli e anche sorelle, ok? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose qui? E questo vi fa capire che dove abitava, dove è cresciuto, tutti lo conoscevano, conoscevano anche i suoi genitori. Allora da dove è venuto fuori la favola che non aveva un padre? Se non avesse avuto un padre, se loro sapevano che la sua madre era messa incinta dallo Spirito Santo, come dichiara la falsa chiesa, ok, e la religione, non sarebbe stata una cosa difficile accettarlo come il Messia. Non sarebbe stato difficile sapere queste cose qui, ma loro non potevano capire queste cose, lo vedevano. Questo era un falegname, suo padre è falegname, la sua madre non è la Maria. E vedete, dice, sua madre si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Infatti, tra i suoi fratelli, due di loro erano suoi discepoli, Giacomo e Giuda. Ma questa Giuda non è Giuda Iscariota, si intende Giuda che ha scritto questo libro qui, questo epistolo, lettera di Giuda. Ok, è lui che si intende. Simone e Giuseppe, questi due non erano nelle come si dice, non erano nel ministero, ok? Due di suoi fratelli erano i suoi apostoli, ok? Poi vedete, qui dicono, è questi, non è questi il figlio del falegname, il figlio del falegname, figlio, ok? La parola figlio l'ho tirato fuori qui, sono andato a scrivere la parola figlio, e la parola figlio vi fa capire che chi è generato visto rispetto ai genitori, figlio adottivo unico, ok, quello è un'altra cosa, ma figlio è chi è generato visto rispetto ai genitori, figlio dal latinus filius, ok, è la creatura umana rispetto a coloro che lo hanno generato, è un figlio. È stato generato, ecco perché coloro che ci generano si chiamano i tuoi genitori. Ora andiamo a vedere la parola generato, ok, che l'ho tirato fuori anche quello. Generare, ok, dire, vuol dire der, di genus, neris, stirpe, nascita, io genero, ok, dare vita a un essere della stessa specie. Detto di uomini, di animali e per estens, ok? Dare vita a un essere che è della stessa specie, ok? Come fa a non avere un padre se aveva genitori? Una madre, ok? E un padre, come vediamo scritto qui. Perciò dovete venire fuori da queste pazzie qui che la Chiesa spinge brutalmente per nascondervi la vera verità. Lui ha fatto il cammino degli uomini, è stato mandato come un uomo sulla terra, aveva padre e madre, per non escludere che lui è il primo anima che è stato creato dal padre, ecco perché si chiama l'unigenito, ok? Lui è il figlio del padre che è venuto sulla terra, ok, attraverso una madre e un padre. Queste sono cose molto profonde che coloro che non lo possono capire, vuol dire che il padre ha voluto così che non lo possono capire, perché questa verità non è data a tutti. Per capire meglio questa roba qui, vi consiglio di andare a vedere gli altri video che ho fatto.
Se mi ricorderò, lascerò il link sulla descrizione, ok? Per darvi più capienza. Parlando dei suoi fratelli, avevo detto che Giacomo e Giuda erano gli unici due che erano i suoi apostoli, ok? Ora andiamo a vedere il libro di Galati. Libro di Galati, capitolo 1, versetto 19. Ok, questo era Paolo che diceva: leggo dal versetto 18. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stretti da lui 15 giorni e non vidi nessuno altro degli apostoli ma solo Giacomo, il fratello del Signore Yahweh Shai. Giacomo è il fratello del Signore Yahweh Shai. Ok? E andiamo a vedere un'altra scrittura qui che vi fa capire che Giacomo stesso era fratello di Giuda che ha scritto questo epistolo qui. Versetto 1 dice: Giuda, servo di Yahweh Shai l'unto e fratello di Giacomo, ok? Ai chiamati che sono amati del padre Yahweh Shai e custoditi da Yahweh Shai, misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati, ok? Dunque, vedete, qui dice Giuda, il servo di Yahweh Shai e il fratello di Giacomo. Ora riusciamo a vedere che lui aveva fratelli materni e paterni e anche sorelle, ma le sorelle non sono stati nominati i loro nomi e non sappiamo neanche quanti erano. Comunque sappiamo che aveva sorelle, e questo per far capire che questo ministero sono i maschi prima, le sorelle sono sotto i maschi. Ok? Perciò spero di aver tirato fuori un punticino, era uno spunto che volevo tirare fuori e spero che è stato edificante. Voglio dare tutti i lodi dovuto al padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima. Shalom.